L'Università di Camerino ha da poco aperto l'anno accademico. Con quali prospettive e soprattutto con quali visioni future, viste anche le difficoltà dei territori montani, e dove va l'Università appunto in un'epoca in cui le cose cambiano anche con una certa velocità? L'Università di Camerino ha aperto questo 679° anno accademico, che testimonia una storia di lungo corso. L'ho aperto con prospettive assolutamente interessanti. L'anno intanto si è aperto con un bel più 12% di immatricolazioni. Il nostro Ateneo oggi ha più del 40% di entrate da fondi esterni, quindi è un Ateneo che riceve dai territori, che riceve dall'Europa, che riceve dai grandi imprenditori quella linfa vitale che oggi lo Stato non può continuamente erogare ad enti statali come le università. E quindi speriamo di continuare con gli stessi risultati che abbiamo avuto, anzi di implementarli. Stiamo già preparandoci a presentare progetti significativi in Europa nell'ambito del programma Horizon 2020, che dovrà essere probabilmente quello che oggi dà alle amministrazioni che si trovano in difficoltà, non per una loro colpa, semplicemente per i tagli imposti dai ministeri. Ecco, quel programma ci darà quelle risorse di cui abbiamo bisogno per guardare al futuro con occhi diversi.